Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come creare da zero dei loghi per le nostre sigarette elettroniche. In questo caso posseggo una Wismaker X 2 terzi, ma ovviamente voi se avete altre sigarette potrete cambiare il formato del disegno e poi applicarlo con il vostro programma. In questo caso proseguo con il programma della Wismaker, quindi per far funzionare questo metodo ci serviranno innanzitutto il programma della Wismaker, che ci permetterà di mettere il logo personalizzato nel nostro sistema operativo della sigaretta. Nel mio caso ho RX 2 terzi, quindi vado su RX 2 terzi e qui scarico il programmino, l'archivio RAR, e poi ci servirà questo programma, il Fan View, e andando su Order www.miros, poi ci salviamo il server da dove scaricare e a seconda del vostro sistema operativo lo scaricate da 32 a 64 bit. Avremo questo file, l'archivio RAR, dove all'interno ci sarà il programma della Wismec. Questo qui è il programma, questo qui è il logo della Wismec e qui abbiamo il sistema operativo finale della nostra sigaretta, che non ci servirà. Innanzitutto, una volta abbiamo scaricato l'altro programma, il Fan, avremo un setup. Nel mio caso non vado ad aprirlo perché l'ho già installato, e avremo questo programma. Nel mio caso sono andato ad scaricare un'immagine PNG del Starbucks. Qui avevo già provato con l'immagine di Batman e questo qui è il logo. Ok, andiamo ad aprire il programma, il Fan, e andiamo a caricare la nostra immagine che vogliamo far trasformare in logo per la sigaretta. Qui possiamo anche usare delle immagini che creiamo con Photoshop, e quindi nel mio caso non vado a creare un'immagine. So che avevo creato un logo con il mio nome Zamacadì, ma in questo caso non ce l'ho. Bene, una volta abbiamo messo il nostro logo all'interno del programma, andiamo su Image, andiamo su Resize, Resample, e mettiamo queste dimensioni. Le dimensioni che vado a mettere sono apposta per la nostra sigaretta elettronica Wismaker X 2 terzi. A seconda della vostra sigaretta avrà altre dimensioni, ora non so. Quindi mettiamo 64x48, qui apri Sharpen After Sample, DPI mettiamo qui, mettiamo ok. Qui andrà ad rimpostare le dimensioni. Quando abbiamo rimpostato le dimensioni andiamo su Image e andiamo su Decrease Color Depth. Qui mettiamo due color, appunto bitmap, qui lasciamo tutto così e mettiamo su ok. Qui sarà andata a creare appunto il colore in bitmap in due color. Andiamo su Image, andiamo su Negative All Channels. Allora, in questo caso non serve, in molti altri casi l'immagine sarà così e quindi si vedrà male. Nel mio caso non serve, ma sono andato a farlo per mostrarvelo. Quindi dovrete andare su Image, Negative All Channels, e andrà ad invertire i canali. A questo punto avremo fatto la nostra immagine, quindi andiamo su File, andiamo su Save As. Qui ovviamente scegliamo dove scaricare e dove salvarla. Qui diamo un nome a caso, ad esempio scrivo ciao. E una cosa molto importante, dobbiamo salvarla in formato bitmap, se no la sigaretta non leggerà appunto il formato dell'immagine. A questo punto possiamo anche chiudere il programmino e andiamo ad aprire l'altro programma che ci permetterà di inserire il logo. Attacchiamo la sigaretta elettronica con il cavo USB, in questo caso non vi mostro perché è una cosa semplicissima, casomai vi metterò un'immagine del risultato, ma noi colleghiamo la nostra sigaretta al programma con al computer, andiamo sul logo e scegliamo l'immagine che abbiamo appena creato, in questo caso Starbucks, facciamo apri e sarà andata a mettere il logo. Una volta abbiamo inserito il logo, cosa molto importante, per far attivare il logo dobbiamo premere il tasto Fire e il tasto più contemporaneamente finché non uscirà questa schermata con scritto logo on off. Ovviamente per attivarlo facciamo on, clicchiamo Fire e ora avremo il logo. Come potete aver visto eccolo qui, è spuntato. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato d'aiuto, soprattutto se avete problemi scrivetemi nei commenti, se riuscirò a risolverli vi risponderò, altrimenti no, altrimenti vi potete dare una mano voi fra utenti. E come sempre ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete un like al video e seguimi su Instagram, Mattia Zagallo abbiamo sotto il nome. Bella, al prossimo video. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the done.